professore, la crisi della scuola e la crisi della società. Che cosa bisogna fare? Che fare in tempi accettabili? No, è un processo più lungo, Bisogna cominciare a cambiare, secondo me, tutti i curriculi, cambiare i contenuti della scuola. Naturalmente tutta una serie di cose continuano ad essere importanti, ma ce ne vogliono di altre anche, perché oggi la cultura è una cosa diversa da quella di 50 anni fa. Non solo è aumentato il sapere in modo spropositato, ma ci sono dei linguaggi che sono diventati importanti quanto quello della lingua scritta o orale, che sono le immagini dello schermo, che sono i numeri della matematica, che sono le note della musica, sono tutte culture queste. Non ci si può solo fermare alla sintassi e alla grammatica, che pure tra l'altro non si insegnano quasi più, era inevitabile che così fosse. Bisogna aprirsi a di nuovi contenuti e poi bisogna cambiare i metodi. Il metodo non è più quello della lezione dalla cattedra, perché non si fa più nei paesi evoluti. E perché lascia il tempo che trova? Quello va conservato come uno dei metodi, ma poi soprattutto bisogna coinvolgere i ragazzi nell'apprendimento, farla diventare cosa propria, far costruire con le loro mani la fatica di apprendere e di imparare certe cose. Lei è critico, l'ha detto, contro la demonizzazione dei giovani. Lo considero una bestemmia fatta da ignoranti, la gente che parla senza sapere quello che dice. Se io non compro le automobili che produce una certa impresa, quello non si può mettere a piangere per dire che io sono ignorante e che non le voglio comprare, vuol dire che non mi vanno e le deve cambiare. Se suono una cosa che non piace a nessuno, o quasi a nessuno, sì, può darsi che piaccia fra 100 anni, ed è bene che, però poi bisogna farne altre che piacciono anche subito. Cioè, cosa voglio dire? È importante la cultura prodotta, ma è anche importante conoscere qual è l'esigenza di una cultura diffusa nel mondo giovanile oggi, che è un'istanza che noi avevamo quando i nostri nonni non capivano quello che noi volevamo. Bisogna conoscere il terreno a cui si fa. Se deve piantare in un terreno e ci pianta un determinato seme che ha bisogno di un terreno a composizione chimica di un certo tipo, e quello lì l'ammazza il seme, bisogna trovare un altro terreno. Ecco, allora la scienza cognitiva, la neuroscienza, le nuove scienze stanno studiando il cervello e i comportamenti e ci dicono delle cose straordinarie, si impari anche questo e si calibri l'apprendimento sulla ricettività. Naturalmente bisogna farli faticare i ragazzi, la scuola è un luogo di grande fatica, però bisogna che sia un po' di gioia, se no la fatica la fanno solo in pochissimi. Rovesciare il sistema deduttivo. Esatto, il sistema deduttivo va cancellato, una sola parte va conservata, ma una piccola parte.